Concerti in TV. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare un giornalista, uno scrittore, un critico, direi un'icona del giornalismo musicale, perché veramente ha scritto un sacco di libri proprio inerenti a questo, alla musica. Quindi lo saluto volentieri e stiamo parlando di Roberto Caselli. Ciao Roberto. Ciao ragazzi, buona serata. Saluto assolutamente la nostra regina, la nostra queen. Buonasera direttore, benvenuto Roberto Caselli, un grande piacere averti come nostro ospite. Molto bene. Allora Roberto, come giustamente dice il direttore, sei una vera icona, insomma, del giornalismo musicale, hai scritto tantissimi libri, anche voce storica di Radio Popolare, insomma un vero esperto di musica. Sono passati un po' di anni e nel frattempo, insomma, si lavora. Hai lavorato bene però, Roberto. Speriamo. Assolutamente sì. Ecco, oggi però parliamo di un tuo nuovo libro. Sto parlando della biografia di Leonard Cohen. La faccio subito vedere, quasi come un blues. Peraltro non è la prima volta, Roberto, che ti occupi di Leonard Cohen, perché già nel 2014 tu avevi scritto una cosa un po' diversa, però ti eri già occupato di lui. Mi sembra di capire che è un artista che ti ha lasciato tanto e so che l'hai anche conosciuto. Sì, guarda, è un personaggio iconico per quel che mi riguarda, anche perché l'ho conosciuto in giovane età, per cui, sai, le cose che si apprezzano fin da subito poi rimangono in realtà, no? Per cui Cohen, ricordo il primo disco di averlo ascoltato, figurati, durante ancora un ritiro courmayeur, mentre preparavamo un esame per l'università, dove eravamo un po' isolati e i dischi di Cohen e di Dylan erano la nostra salvezza da quel punto di vista, per cui ci trovavamo tra amici, tra compagni dell'università, appunto, e facevamo così. E poi è stato un crescendo, perché allora eravamo tutti innamorati di questa Suzanne che spopolava, che poi in realtà era un personaggio ancora poco conosciuto, perché sai, adesso basta schiacciare un tasto su internet e scopri tutto quello che c'è da scoprire. Beh, allora non era così, insomma, bisognava andare alla ricerca, bisognava capire chi fosse questa Suzanne, bisognava cercare di capire che cosa significasse quel testo molto bello, molto intrigante, ma anche un po' oscuro, no? Cohen ha questa caratteristica di avere dei testi che possono essere letti in vari modi, in modi differenti, e per cui, anzi, sovrapposti l'uno all'altro, no? Per cui, insomma, era interessante andare a scoprire. Questa curiosità, questa voglia di conoscerlo è durata così tanto che poi finalmente, molti anni dopo, quindi nel 2014 appunto, mi è venuta questa idea di prendere in considerazione tutte le canzoni di Cohen e di cercare di dare un'interpretazione o più interpretazioni per quelle canzoni stesse, ed è stato un piacere lavorarci, insomma è stato anche un lungo lavoro, perché sono passati 2 anni grosso modo, ma ricco di grandi soddisfazioni, perché poi quando hai a che fare con un personaggio di questa caratura e inevitabilmente poi dopo ti confronti, no? Anche dal punto di vista esistenziale, visto che questa è una parte molto, molto forte nella sua poesia, è inevitabile che la confronti con te stesso, no? Per cui diventa, come dire, un leggere te stesso grazie a quello che leggi degli altri, insomma. E quindi, insomma, mi sono ancor di più appassionato al mondo di Cohen e ho fatto questo libro. Ora invece mancava tutta la parte, come dire, complementare, no? Ma Cohen nasce come scrittore, non nasce come songwriter, e quindi andare a vedere tutto quel mondo di Montreal, del Canada francofono, che era ancora, nei momenti in cui Leonard Cohen comincia a scrivere, ancora pesantemente condizionato dalla cultura britannica, dalla cultura inglese, che è stata sostanzialmente presente fino a neanche troppo tempo fa. E quindi nasceva questo mondo, come dire, culturale, questo mondo di scrittori che voleva finalmente svincolarsi dalle pressioni inglesi che proponevano anche all'università, negli studi, sempre gli stessi autori, naturalmente spesso di matrice inglese. Volevano invece trovare una nuova letteratura che fosse proprio
canadese e che tenesse conto delle persone nate in Canada, ma anche da quelle, di quelle arrivate dall'estero, perché il mondo della migrazione in Canada è sempre stato piuttosto forte, quindi dall'Europa dell'Est spesso ebrei ne sono arrivati molti, dalla Russia stessa ne sono arrivati altrettanti. E quindi come lui del resto appunto apparteneva a una esattamente famiglia di origine, cioè ebrea di origine russa, quindi certo. E quindi la volontà di questa nuova letteratura canadese era quella di cercare di trovare un nuovo modo di scrivere che tenesse conto delle esperienze di tutto questo mondo composito che poi era, come dire, la popolazione del momento, insomma. E quindi siamo partiti da lì. E quindi arriva praticamente questa bellissima biografia molto dettagliata, perché faccio vedere agli amici a casa, è un vero e proprio documento, Roberto, cioè è un lavoro di studio importante. Sì. Non è una biografia anagrafica perché è, diciamo, per punti sì, viene affrontata. Esattamente. Ci sono 10 capitoli, così sono anche raffigurati praticamente dietro, che affrontano appunto determinate argomentazioni e momenti. Voglio aggiungere che c'è anche una bellissima, rappresentazione fotografica, perché comunque tutto il libro è appunto corredato di foto, di documenti. Ed è proprio vita, perché appunto si dalla nascita, l'adolescenza, il successo, anche le donne, perché comunque c'è, dedichi molto. Ecco, diciamo qualcosa in più. Tu ti dedichi molto anche a descrivere questa, cioè la sua parte sentimentale, questi amori che poi nessuno in realtà è riuscito ad essere poi definitivo, totalizzante, era proprio quello che poi, anzi, lui di cui lui aveva paura, evidentemente, di cui lui non voleva accadesse. Sì, infatti il grosso problema di Cohen era quello di riuscire a conciliare la scrittura, che per lui era fondamentale comunque, perché rappresentava se stesso e la propria ricerca, e il mondo invece, come dire, il mondo sentimentale che lo circondava. Per cui fino a una certa età ha sempre avuto amori, come dire, non troppo impegnativi, non troppo importanti. Poi il primo vero amore nasce quando lui finisce di scrivere il suo primo romanzo, The Favorite Game, che è stato scritto tra l'altro a Londra, e finito appunto questo romanzo, stanco fisicamente, ma anche di questo mondo un po' nebbioso, un po' piovoso della Londra continentale, no? E allora decide, per un'occasione stranissima, lui entra in banca per fare qualche sua operazione e vede un cassiere abbronzatissimo, no? Proprio di bell'aspetto, e gli chiede dove abbia preso questa abbronzatura, e lui gli dice: guardi, io sono greco e la Grecia, le assicuro che non è come Londra. È stata una folgorazione, è uscito, si è preso i biglietti per Atene ed è partito da solo, facendo prima una breve tappa a Gerusalemme, proprio perché lui ebreo aveva necessità, voglia di conoscere un po' le sue radici, questa città importante del suo mondo religioso. E dopodiché parte per Atene. Atene è una città afosa, un po' caotica, e allora decide di andare su un'isola e va sull'isola che poi diventerà famosa, l'isola di Idra, no? Famosa proprio grazie alla presenza di questo mondo degli anni, siamo nel 62, preciso questa cosa, siamo nel 62, ed è un mondo, una specie di deriva di lingua anglofona, trova alcuni australiani, alcuni inglesi, alcuni americani, e quindi c'è una piccola colonia che parla inglese, ed è perfetto per lui, no? Che arriva in questo nuovo mondo di cui non conosce assolutamente nulla, tantomeno la lingua, e però trova appunto possibilità di comunicare, di esprimersi, e sono tutti artisti, per cui chi dipinge, chi scrive, chi scrive poesie, insomma, è un mondo composito, però assolutamente di marca artistica. E sono tutte persone molto avanti dal punto di vista, dell'idea personale di comportarsi, no? C'è per esempio una grande promiscuità sessuale, non c'è una, come dire, una,
una vergogna nel mostrarsi come si è in realtà, no? Per cui Cohen non par vero questa cosa, per cui si trova assolutamente bene. Trova questa Marianne Helen, che è una giovane donna con un bambino molto piccolo che è stata abbandonata dal marito, e nasce questo amore bellissimo. Sono giovani, sono belli, intelligenti, e quindi cosa volere di più? Sono in un posto fatato, e quindi questa storia la possiamo tranquillamente leggere in questa canzone magnifica che è Solon Marianne, in cui racconta un po' della sua vita con questa ragazza norvegese. Però, come dicevi tu, in realtà le condizioni di Cohen non sono mai ottimali, neanche per il miglior incontro sentimentale. Perché? Perché si accorge che nel momento in cui questo amore diventa totalizzante, lui non riesce più a fare quello che vuole veramente, a essere scrittore, a scrivere canzoni, a scrivere poesie. Le canzoni per il momento non sono ancora state scritte, però per il momento è ancora, come dire, un letterato, uno scrittore di libri e di poesie. E dunque, insomma, adesso non ti sto a raccontare tutte le vicende. Perché no, anche perché non sono leggerà, ovviamente, libro, ragazzi. Però finisce questa storia. Finisce questa storia, però l'abilità di Cohen nei rapporti personali è quello di mantenere, come dire, contatto anche quando le storie sono finite, no? Perché c'è una, come dire, un lasciarsi non litigioso, ecco, diciamo così. Sì. E si capisce che, insomma, la storia è finita e non può procedere. E quindi perché non mantenersi comunque in contatto come amici? Questa amicizia durerà fino alla fine della sua vita e anche alla fine della vita di Marianne Helen, che scriverà il punto di morte, grazie a un suo amico, a Cohen, che se ne sta andando. Gli dirà in una lettera veramente molto toccante: me ne sto andando, volevo dirtelo perché non ho mai dimenticato quei giorni felici a Idraco insieme a te. E Cohen, a sua volta, quando riceve questa lettera, è anche lui molto malato e gli risponderà con un'altra lettera altrettanto toccante, dicendo che anche lui è molto prossimo alla fine e che si incontreranno presto dietro l'angolo. Insomma, questa cosa è veramente toccante, insomma. E finisce anche in una canzone, tra l'altro, parte di questa storia. Vabbè, questa è per raccontarne una, ma poi incontrerà altre donne bellissime, intelligenti. Esatto. E molto altro, insomma. C'è di tutto qui dentro. Ragazzi, tra l'altro parlavi anche di canzoni, Roberto, tu hai anche, vorrei dirlo, a fine messo la discografia ufficiale, sì. Chiaramente, non solo, poi hai messo anche libri e poesie. Quindi sì, ho cercato di fare un compendio di tutta l'opera di Cohen, sia letteraria che musicale, insomma. Ecco, appunto, tantissimi argomenti, abbiamo detto, anche tra i più particolari, perché Cohen è un artista incredibile, molto affascinante. Si parla anche di religione, di sacre assolutamente culture, assolutamente. Si parla di misticismo, di pratica zen, di psicanalisi, quindi sono tantissimi i temi trattati. Direi che è tutto molto dettagliato, è tutto, direi che è una chicca, ragazzi, non solo per gli appassionati di Leonard Cohen, ma proprio perché è un documento, è uno studio proprio su quest'artista. Senti, Roberto, tema diciamo portante, tu poco fa parlavi di esistenziale, no? Di questo tema un po' che ricorre portante, in particolare direi gli ultimi capitoli, no? Quando l'ultima fase, ecco, del libro. Quando ci si avvicina alla morte, inevitabilmente si fa più pressante, no, il problema, evidentemente. Ecco, in lui particolarmente, cioè, rifletteva molto anche su questa cosa, no? Ma sì, guarda, tutta la sua vita in realtà è stato un lungo percorso per cercare di capire chi fosse, dove andasse, che senso avesse la vita, no? Questi problemi esistenziali che toccano tutti prima o poi, insomma, no? E quindi, perché non lui aveva, tra l'altro, questa grande apertura mentale, per cui, pur essendo ebreo, non ha lesinato di studiare le altre religioni, no? Il buddismo zen prima di tutto. Lui è stato a Mount Baldy, che è una montagna in California, è stato in un convento, appunto, zen,
per 6 anni, vestendosi con un saio, rasandosi a zero, pregando e scrivendo, ecco, per questo non se l'è negato. Però in realtà lui faceva veramente da servo, tra virgolette, a questo maestro che gli dava la verità, tra virgolette, e come tutti gli altri membri del convento, preparava da mangiare, andavano a letto prestissimo, si alzavano alle 3 del mattino per pregare. Insomma, erano una vita indubbiamente complessa per un occidentale che ha vissuto, insomma, la sua vita, certo, in modo completamente diversa dalla sua abitudine, dal suo modo di vivere, però era un artista incredibile. Però non si è negato nulla, insomma, no? Esatto, né come artista né come uomo proprio, nel senso di porsi delle domande, di porsi dei e la domanda delle fondamentale riflessioni. La domanda fondamentale, se posso, è proprio riflessa in questa canzone, che poi è diventata forse la tua canzone simbolo, che è Alleluia. Ecco, guarda Roberto, ero già pronta. Eccola, molto bene. No, quello merita un approfondimento, perché sai, è stato detto molto su Alleluia, no? È stata anche tradotta, forse è la canzone che ha più cover in assoluto nel mondo del pop, per cui figurati. E questo è un modo particolare per dire che molto spesso è stata fraintesa, o non so se volutamente o no, perché Alleluia è spesso indicata come una canzone che è una lode a Dio, tu cur, punto e basta. In realtà è qualcosa di molto di più, anzi è soprattutto qualcosa di più, perché è un tentativo di conciliare l'amore spirituale, appunto l'amore per Dio, con invece l'amore terreno, l'amore per una donna in questo caso, l'amore sessuale, no? E Cohen è convinto che le due cose non possono essere slegate tra di loro. Perché? Perché se Dio ha dato il sesso, ha dato l'amore, perché non viverlo con una donna o con un uomo durante la vita, no? Cioè prima, oddio, lui ha sempre avuto la sensazione che l'amore terreno fosse qualcosa di più piccolo rispetto a qualcos'altro che non si sapeva bene spiegare. Però la ricerca è stata proprio questa, e prendendo spunto appunto dalla Bibbia, da Davide, dal re Davide, che lui ha scritto i Salmi, no? Un capitolo importante della Bibbia, quindi suonava l'arpa, per cui era in grado di soddisfare sia le esigenze del suo re Saul che del suo re Dio invece, no? Perché cantava appunto le sue lodi. Ciò nonostante è caduto miseramente davanti alla prima prova, perché vedendo Bezzabea nuda sul balcone mentre si faceva il bagno se ne innamora, e quindi manda il marito in prima fila a combattere, sapendo che sarebbe stato ucciso, per avere campo libero nei confronti di questa donna. E quindi Davide poi dice, io quando pregavo, quando cantavo le tue lodi, lo facevo sempre con grande amore, con grande coerenza, con grande sicurezza. Poi purtroppo l'uomo è quello che è debole, e quindi sono caduto in questa cosa, ma non per questo io ti amo di meno, insomma. Quindi questo tentativo di unire l'amore terreno con l'amore spirituale è un tema fondamentale appunto dell'opera di Cohen, che trova il suo sì, abito, massima, diciamo, la sua massima espressione in Alleluia, ma è presente decisamente anche in molte altre canzoni. Grazie Roberto, grazie davvero, complimenti per questo splendido lavoro, facciamo ancora vedere i nostri amici a casa. Leonard Cohen, Quasi come un blues, della Epli, che esce per la collana Storie del Rock, i protagonisti. Mi raccomando ragazzi, imperdibile. Senti Roberto, sei al lavoro su qualche cosa? Ah guarda, ho finito da poco questa cosa, però devo dire che questa brutta esperienza del Covid che ci tiene un po' legati, mi stimola un po' di più, visto che sto molto in casa, a riprendere a lavorare. Da questo punto di vista possiamo che essere contenti, ecco, solo da questo punto di vista. Ah sì, dai. Io direi che potremmo fare una seconda puntata di questa bella chiacchierata, parlando un pochino degli altri libri, perché c'è veramente da parlare di tanto, da Jim Morrison, da John Baez, da Rolling Stones, Beatles, Paolo Conte,
chi più ne ha più ne metta, voglio dire, però veramente ci sarebbe da parlare tantissimo. Ma io sono molto contento, sono a disposizione. Non possiamo fare un'intervista di 2 ore e mezza, quindi magari possiamo aggiornarci a un'altra intervista e facciamo la seconda puntata di questa piacevole chiacchierata. Con grande piacere. Grazie Roberto, il piacere è tutto nostro, aspetteremo di parlare di tutti questi altri tuoi lavori e ti seguiamo per i futuri, perché sicuramente ce ne regalerai ancora. Grazie per essere stato con noi, ricordiamo Leonard Cohen, Quasi come un blues, Roberto Caselli per Real Team TV. Grazie ragazzi, ciao, alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Ciao.